Fabio Cantarella, la situazione igienico-sanitaria al comune di Catania è stata per tanto tempo l'occhio, diciamo, importante di tutti i catanesi, ma la soluzione di questo problema? Siamo ormai al punto finale oppure ancora c'è tanto da soffrire a Catania? Beh, diciamo che abbiamo ereditato una situazione assai difficile, con un appalto che non ci aiuta, che finalmente abbiamo superato aggiudicando quella gara che andava deserta da 5 volte. Dal 1 novembre le nuove ditte prenderanno possesso del territorio e nel lotto nord e nel lotto sud finalmente toglieremo gradualmente i cassonetti e introdurremo la raccolta sotto casa. Questo ci consentirà di limitare l'indifferenziato e quindi i conferimenti in discarica. Rimane però un problema di impiantistica, questo qua dobbiamo dirlo. Noi tutt'oggi abbiamo difficoltà a conferire l'umido, a conferire gli ingombranti. Appena crescerà la mole di differenziate, ecco, speriamo che si riescano a trovare delle alternative per farci conferire, ecco, puntualmente. Catania è una grande città, non può come i piccoli comuni andare in piattaforma per l'umido una volta a settimana, e noi andiamo più volte perché abbiamo anche non solo tanti cittadini, ma abbiamo anche la movida, abbiamo tante attività commerciali. Questo ci richiede maggiore disponibilità. Ecco, si parla anche di termovalorizzatori e tanto altro, ecco, nel progetto? Sì, noi l'abbiamo chiesto dal primo giorno, sia come Lega, sia come Comune. Il sindaco Pogliese è uno che, è uno che sostiene questa linea. Finalmente c'è il bando, però non li vedremo domani. Sicuramente se tutto andrà bene, fra 2 anni forse avremo il primo termovalorizzatore. Nel frattempo, ecco, questo è quello su cui ci interroghiamo in questi giorni. Il sindaco Pogliese ha convocato anche una riunione con la SRR e gli altri sindaci, c'è un'interlocuzione con la Regione. Questa soluzione tampone durerà 60 giorni. Dal 61esimo giorno si prospetta, ecco, l'ipotesi di portare rifiuti nei termovalorizzatori nel nord Italia o in Europa, e ci costerà 4-5 volte, non solo a Catania, ma ai 180 comuni che sono coinvolti dalla chiusura della sicula. Questo significa mettere in difficoltà i comuni seriamente, con rischio di, appunto, mandarli in default. Quindi vediamo, ecco, di trovare una soluzione tampone che ci consenta di arrivare al termovalorizzatore. Questa è la soluzione. Abbassiamo l'indifferenziato, alziamo la differenziata, ma sempre sarà necessario conferire da qualche parte.